La passione di Maria, ovvero la passione di Gesù vissuta da Maria, dalla madre, da colei che vive la vicenda con un dolore insopportabile perché contro natura. È una rappresentazione di grande coinvolgimento e significato quella che ancora una volta la coppia Gambarin-Latorre di Gardart propone in questi giorni di Quaresima in tante parrocchie. Un'esperienza di fede attraversata da Maria e da una personale, soggettiva via crucis che rappresenta un po' il dolore di tutta l'umanità. Ma come nasce una passione di Maria? Dalla passione per il teatro sacro nostra, fondamentalmente, e di Walter Peraro, che ci ha visto fare uno spettacolo e ha deciso di tirare fuori un progetto che aveva nel cassetto da una decina d'anni e di affidarcelo in mano. E da lì poi noi abbiamo trovato un coro, nel senso che l'abbiamo formato noi, da amici, parenti che ci hanno dato una mano. Questo coro, da una ventina di elementi 2 anni fa, è aumentato a quasi 50 elementi quando ci siamo tutti. E questa passione si sprigiona poi di volta in volta. L'idea originaria è quella di vedere la passione di Gesù da un'altra prospettiva, cambiare prospettiva, umanizzarla anche un pochino, attualizzandola, perché lo scatto di medesimazione nella madre di una persona, di un figlio che muore, è assolutamente immediato. Nella sacra rappresentazione dialogano con Maria il Nunzio, che secondo le antiche tradizioni sarebbe lo stesso angelo dell'Annunciazione, Gesù, che a voce fuori campo l'aiuta ad accettare la sua morte, ed il coro, simbolo dell'intera umanità che con il canto fa da corona al suo pianto. Da donna, da madre, come si entra in una parte così dura, forte, intensa? Si sta scomodi. Perché forse si deve stare scomodi, sentire sempre la distanza. C'è qualcosa che aggiungi: io sono diventata madre da 5 mesi, quindi dall'anno scorso di sicuro è cambiata. Il tentativo mio è di non cercare la mia vicenda particolare, di non attingere dalla mia vicenda particolare, ma di aprirmi e rimanere aperta davvero a una vicenda molto più grande, molto più universale, altrimenti davvero non diventa umana ma diventa piccola. E questo è uno sforzo quotidiano proprio di tendere sempre molto in alto, molto molto in alto, ma devo dire che noi riusciamo a fare il 40% del lavoro, il resto bisogna tenere lo strumento accordato, io dico, poi dopo chi suona non siamo noi. Da questo punto di vista, di fatto, non è tanto un'opera teatrale, è qualcosa di molto più grande. Assolutamente, ieri un signore mi chiedeva: ma voi fate teatro religioso o religione teatrale, cos'è che prevale, no? E io credo che siano assolutamente intersecati in maniera indissolubile. Non puoi pensare di fare un lavoro di qualità, se non hai preparazione tecnica, e quindi l'arte, l'artigianato puro deve essere buono e temprato da una scuola, da una formazione, ma se non hai così un appoggio spirituale forte, una ricerca continua anche di fede, credo che sarebbe un involucro vuoto. Agnus Fratelli tuus, Christus innocens Patris.